Oggi vorremmo chiedere un parere come componente del Consiglio di amministrazione del Teatro Vittorio Emanuele. È appena uscito il programma di Taorminarte, in cui Messina, dal punto di vista istituzionale, non fa parte, ma ci sono contributi artistici che vengono da Catania, da Palermo, da Messina non c'è nulla. Cosa ne pensa e se capisce se c'è un motivo? Guardi, sì, è venuto fuori questo cartellone della Fondazione Taorminarte per il 2020 al Teatro di Taormina, al Teatro Greco-Romano. Non c'è Messina. Il problema sono tutte queste polemiche che sono un po' divampate nelle ultime ore, dove si è cominciato a chiedere il Teatro di Messina, è colpa degli amministratori, è colpa del teatro, addirittura qualcuno. Colpa di De Luca, il consiglio di amministrazione si deve dimettere. Ora vorrei ricondurre tutto a quello che effettivamente è, perché come al solito forse l'estate, il caldo, diciamo, aiuta la confusione. Allora, innanzitutto si è collegata la questione a fuori o dentro la Fondazione Taorminarte da parte del comune, diciamo, di Messina e della città metropolitana. Non c'entra nulla. Una cosa è questo aspetto tutto politico dell'essere dentro o meno da parte del comune di Messina, che vede la città metropolitana, dentro la Fondazione Taorminarte, e un'altra cosa è il cartellone di spettacoli e concerti che ha pubblicato, che ha, diciamo, promosso la Fondazione Taorminarte. Là dentro non c'è il Teatro Vittorio Emanuele di Messina, non c'è, diciamo, non per colpa del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, non c'è l'orchestra perché non sono state, come dire, coltivate e sviluppate tutte quelle cose di cui nei mesi scorsi si era parlato con la Regione, con la Fondazione Taorminarte. Quindi, diciamo, non è per responsabilità o per colpa nostra non essere presenti in quanto cartellone. Dopodiché è perfettamente legittimo da parte della Fondazione Taorminarte, ci mancherebbe, andremo tutti ai concerti, Fellini di Catania, noi abbiamo un protocollo d'intesa, i nostri presidente Milori, il sovrintendente Scoglio collaborano con il sovrintendente di Catania, Cutrera amabilmente, il mio amico Antonio Marcellino della FOS di Palermo, andrò a sentire la sua orchestra assolutamente, ma non si può addebitare all'amministrazione del teatro la colpa, ripeto, la responsabilità di non è che Non è, di, non es, di non essere presenti in quella programmazione. Anche perché ricordiamo, per amore della verità, che quelle due orchestre di Palermo e Catania sono regolarmente comunque pagate, quindi devono far quello. Noi purtroppo, come sappiamo bene, non abbiamo un'orchestra stabilizzata, quindi dobbiamo stare molto attenti, molto attenti, molto più attenti che in passato alle operazioni che facciamo dal punto di vista finanziario. Dobbiamo essere molto cauti e quindi poco male. Lavoriamo sul 2021, nessuno ci può accusare di questo. Una delle prime cose che ho detto entrando al teatro meno di un anno fa, quindi ieri, torniamo a Taormina, torniamo con la nostra orchestra a Taormina, ma ci devono essere le condizioni da parte di tutti, non solo da parte nostra. In giro c'è qualcuno che sostiene che quasi a voler dare una sberla a Taormina dice facciamo una fondazione qui a Messina. Chiaramente messa così non sta in piedi, ma l'idea in sé potrebbe essere utile per la cultura e l'attività turistica di Messina. Allora, sì, se ne è parlato, anche l'amministrazione comunale credo abbia fatto qualcosa in tal senso, c'è quest'idea, se ne è parlato. Allora, a me il discorso della fondazione non mi appassiona particolarmente, intendo dire la fondazione come organismo, come strumento con cui operare. Perché? Perché la fondazione è qualcosa che funziona se c'è anche dei ricavi, degli introiti. Mentre invece io sento sempre parlare di fondazioni, compresa Taorminarte, come fondazioni dove qualcuno conferisce un immobile e poi è tutto a posto. E poi i dipendenti, le attività, non si sa bene con quali soldi, si
debbano fare. Ecco, voglio rammentare che le fondazioni nel mondo, diciamo, dove esistono, dove funzionano da qualche decennio, alcuna è anche già secolare, funzionano perché hanno delle cose che rendono, delle rendite, dei ricavi con cui si sviluppa un'attività, si paga il personale. Non sono una società immobiliare di conferimento immobili spesso inutili. E quindi questo lo sanno bene, i nostri amici a Catania del Bellini ci avevano tentato circa 15 anni fa, è durata pochi mesi a Catania. La fondazione ha bisogno dei privati. Quali sono questi privati del nostro territorio che possono in qualche modo sostituirsi alla tanto vituperata, però alla fine sempre presente comunque con tutti i suoi limiti, regione siciliana? Non ci sono dei privati che hanno questi milioni di euro comunque che ha la regione. Quindi fondazione, ripeto, mi appassiona poco questo termine. Poi qualcosa su Messina che possa mettere assieme in rete il Palacultura, il Teatro Vittorio Emanuele, altri spazi interessanti con una vocazione culturale, perché no, assolutamente, auspicabilmente una vocazione turistica, quindi commerciale, quindi aziendale, perché no, ragioniamoci, però facciamo i conti pure con i ricavi, non solo con i costi, perché dobbiamo parlare e creare strutture che poi stanno in piedi, non che durano qualche mese sui giornali o anche qualche anno, ma solo teoricamente, non verosimilmente. Quindi niente sogni, stiamo con i piedi a terra e più che la fondazione mettiamo in moto le sinergie e abbiamo molto a Messina da fare camminare assieme. Certo, le sinergie assolutamente con Taormina, l'abbiamo detto all'inizio, quest'anno è andata così, è un'annata un po' particolare, come sappiamo tutti, mettiamoci al lavoro sin d'ora per il prossimo anno, mettiamo in rete le strutture che ci sono a Messina, noi stiamo facendo un grande lavoro, abbiamo chiuso il secondo bilancio del teatro con un leggero avanzo di amministrazione, abbiamo un ente sano. È quasi un miracolo. Non c'è più la possibilità di essere distratti, non c'è più la possibilità di fare, ho visto anche in questi giorni molti che ricordano spettacoli bellissimi, tournée, concerti fatti fino a qualche anno fa, dove però queste persone dovrebbero, magari glieli mando, se non ce l'hanno gli faccio avere il bordereau della SIAE per vedere quanto sono costati gli spettacoli e quanto hanno incassato. Oggi non possiamo essere più così distratti, ne va del nostro buon operato di amministratori della cosa pubblica. Dobbiamo essere molto attenti, le robe devono stare in piedi di per sé.